Il governo dice che la crescita è ripresa, l'occupazione addirittura è tornata nel 2008, eppure diverse sigle del sindacalismo di base oggi si incontrano a Milano per discutere sull'ipotesi di uno sciopero generale. I posti di lavoro cresciuti, non lo dico io, lo dicono le statistiche ufficiali, sono lavoro precario, lavoro cattivo, il salario medio è, come dire, in caduta libera, il welfare viene smantellato. Quindi abbiamo due volte buone ragioni per rilanciare il conflitto con uno sciopero generale su una piattaforma che riguarda il salario, che riguarda il welfare, che riguarda i diritti. Non sono aumentati i posti di lavoro, sono aumentati praticamente le prestazioni occasionali. Se uno lavora un mese, un lavoratore, o due mesi all'anno, e lo fai apparire come un lavoratore, insomma, il mass media, purtroppo, tanti mass media sono a servizio di questo sistema, lo dipingono in un certo modo, proprio per dimostrare che le misure che il governo mette in atto sono valide. Noi, al di là dei dati, diciamo così, statistici, oltre ai dati statistici che possiamo mettere in discussione, vediamo la realtà quella che è fatta di disoccupati che aumentano, precari che non trovano i posti di lavoro, attacco al salario. È da anni ormai che dice che sostengono che si è fuori dal tunnel, sembra quasi, ma in questo momento è un treno che ci arriva addosso come lavoratori e come tali dobbiamo rispondere e essere in grado di effettivamente di prendere l'iniziativa e andare oltre la difesa immediata situazione per situazione, sindacato per sindacato. La capacità di essere punto di riferimento della contraddizione sul fatto che ormai una parte dei lavoratori disillusi cominciano rispetto anche ai sindacati confederali, si pongono il problema di una difesa reale. A giugno le stesse sigle che oggi qui si incontrano hanno indetto uno sciopero che ha avuto un grande successo soprattutto nei trasporti, però i mass media, nonostante avessero riconosciuto che lo stesso sciopero è stato indetto rispettando le regole che sono state scritte negli anni 90, però ha aggredito lo sciopero e ha aggredito chi ha eseguito questo sciopero parlando di abuso e di sciopero selvaggio. Perché questo attacco, questa aggressione allo sciopero che è un diritto sancito nella Costituzione in Italia? Lo sciopero è un diritto, ma non è il diritto di andare a prendere il caffè, è un diritto con il quale i lavoratori comunque ci mettono parte della loro vita e parte del loro sudore, ci rimettono pure dei soldi, ma scioperano perché vogliono, vuol dire, tenere alta la testa e vogliono rivendicare salari e diritti. Lo sciopero del 16 giugno è stato uno sciopero talmente importante che ha obbligato Renzi, prima ancora della stampa mainstream, diciamo, a correrci dietro, a dire che quello era uno sciopero che aveva bloccato il paese, che era sbagliato, fra l'altro portando delle motivazioni ridicole, cioè dicendo che noi saremo sindacatini che non rappresentiamo nulla, e allora non si capisce, però lì c'è una contraddizione, non si capisce come noi poi faremo a bloccare il paese con così pochi lavoratori che aderiscono alle nostre proteste, alle nostre lotte. E in verità questo diritto cercano di eliminarlo per via pattizia, cioè attraverso accordi sindacali con i sindacati del sindacalismo, diciamo, storico ormai venduto, del sindacalismo anche in parte, del sindacalismo di base, che sono vergognosi. L'ultimo accordo, che è del 2014, che è del 10 gennaio, ma che viene applicato da pochi mesi, è un accordo che limita pesantissimamente il diritto di sciopero. Noi non l'abbiamo firmato e noi quindi lo contestiamo e scioperiamo, e come se scioperiamo. Cercheranno di impedire tramite legge l'esercizio del diritto di sciopero ad organizzazioni sindacali che sono in opposizione alle politiche padronali del governo. Riteniamo indispensabile ribellarsi alla volontà del padronato, del governo e di CGIL e CISL e UIL di riscrivere lo statuto dei lavoratori e di eliminare il diritto di sciopero. Sono operazioni, posso dirlo, non per partito preso ma per cognizione di causa, direttamente gestiti dai vertici di CGIL e CISL e UIL all'interno dei tavoli concertativi. Sono stati spesso loro a chiedere una riduzione delle libertà sindacali e del diritto, cioè, ne vogliono il monopolio, è molto evidente. Questo i lavoratori lo sanno? Non mi fare ridere che mi si screpolano le labbra. I burocrati di CGIL e CISL e UIL sono bravissimi a dire una cosa ai tavoli su cui sono documentati quelli che se ne occupano come me, e un'altra cosa quando fanno un'assemblea o danno un'intervista, gli stessi. Io sono sicuro che non metteranno in discussione di per sé
il diritto di sciopero dal punto di vista formale. Il problema è che non vogliono farci scioperare, eventualmente se faranno una legge che dovremo passare attraverso le forche caudine per poter arrivare a dover fare lo sciopero come telecomandato dopo 20 giorni, 30 giorni eccetera, svuoteranno quello che è il contenuto dello sciopero. Lo sciopero va fatto per far male ai padroni. E se dobbiamo far male, dobbiamo farlo in maniera improvvisa, organizzata, eccetera. Ci poniamo l'obiettivo di bloccare il tentativo del governo e del padronato di mettere le catene ai lavoratori italiani. Ci hanno provato con la 146 e non ci sono riusciti, perché abbiamo dimostrato che nonostante le precettazioni del 30% siamo in grado di bloccare il paese. Ci hanno provato col testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, firmato da CGIL, CISL e UIL e anche da altre organizzazioni del sindacalismo di base, attraverso il quale pensavano che diciamo barattassimo la rappresentanza sindacale con l'abbandono del conflitto, l'abbandono della possibilità di difendere i diritti dei lavoratori. Non ci siamo piegati a questo, quindi abbiamo continuato sulla strada della pratica del conflitto e oggi il governo ci vuole riprovare. Con questo sciopero sono sicuro bloccheremo il paese e daremo una risposta importantissima. Possiamo dire in una battuta che il conflitto segnala anche il livello di democrazia in un paese, è come dire che in una famiglia c'è discussione, quindi c'è democrazia e c'è conflitto. E quando un gruppo sociale, che è la grande maggioranza di un paese, è messo a tacere, è privato di diritti, è privato di spazi, le libertà generali sono a repentaglio, perché non ci sono due mondi, il mondo del lavoro e il mondo della società. C'è un unico mondo dove, se io taglio pesantemente i diritti e le libertà in quella parte, ahimè, centrale della vita umana che è il lavoro, automaticamente diritti e libertà sono a repentaglio ovunque. Una volta, in un tempo che ormai sembra molto lontano, c'erano i sindacati confederali, CGIL, CISL, UIL, che sostenevano il conflitto e la lotta dei lavoratori. Da molto tempo ormai non lo fanno, comunque non si vedono nelle piazze, gli ultimi scioperi sono sempre stati indetti dal sindacalismo di base. Oggi qui vi ritrovate, si parla di unità d'azione, ma qual è lo stato dell'unità o di questo processo unità nel mondo del sindacalismo di base? Io ho lavorato tanti anni nella FIOM CGL, era un'azienda metalmeccanica di Sesto, e in effetti le lotte si sono state fatte. Perciò in una certa fase dello sviluppo, praticamente negli anni 70, hanno fatto delle lotte per conquistare ciò che i lavoratori hanno conquistato, con una grossa spinta dei lavoratori. E poi piano piano le loro politiche si sono adeguate. Facciamo i sacrifici oggi per il benessere domani, poi stiamo attenti se non perdiamo il posto di lavoro, fino alla completa suefazione alle logiche del sistema del capitale in crisi. Sindacalismo di base nasce, la maggior parte dei sindacati di base nascono da esperienze negative nei confederali. Perciò chi ha lavorato nella CISL, nella CGIL, nella UIL escono, formano il sindacato di base con progetti estremamente diversi, politici estremamente diversi. Quello che noi vediamo che salta fuori in certe categorie è la rassegnazione, e la sconfitta e la incapacità di darsi una prospettiva differente. E viene avanti una posizione che tutto sommato superficialmente può essere positiva, dire dobbiamo fare l'unità del sindacalismo di base. L'unità è possibile se si discute anche di contenuti, perché per il momento, abbiamo iniziato l'assemblea, speriamo che l'assemblea discuta anche dei contenuti, perché l'unità non è la sommatoria di sindacalisti di base. È su questo terreno che è possibile costruire l'unità, se andiamo a fondo su quali sono gli obiettivi, quali indicazioni e i percorsi. Se poi invece ci stia lì a discutere sulle differenziazioni delle date per ognuno procedere poi nei meccanismi propri, non funziona. Un'iniziativa, quella del 16, che se ricordate bene, è stata detonata anche da una vertenza che ha avuto una visibilità particolare, che è quella appunto dei lavoratori del trasporto aereo e di Alitalia, all'indomani del referendum con il quale siamo riusciti a mandare al mittente una presa per il culo che hanno tentato ancora una volta, per la terza volta, di infliggere sull'intero corpo dei lavoratori. Hanno rappresentato lavoratori in quella risposta che guadagnano 12.000 euro al mese con lavoratori che ne guadagnano 600, hanno trovato un collante per dire basta con le prese per il culo, ci state saccheggiando il futuro. E allora proprio su questa onda noi crediamo che in questo paese
sia matura, e lo credo fermamente, sia matura la possibilità di aprire uno scontro con le controparti datoriali. Però io ritengo che una riflessione, al contrario degli interventi che mi hanno preceduto, vada fatta. La generalizzazione dello sciopero è importante, è importantissima. Io non penso che sia un obiettivo che noi possiamo conseguire ignorando che in questo momento il sindacalismo conflittuale, che nella collettività viene percepito come tale, si presenti all'appuntamento di uno sciopero generale dell'autunno con due date. Penso che sia completamente una follia. L'elemento dirimente all'interno del mondo del sindacalismo di base è l'accordo del 10 gennaio 2014 sulla rappresentanza, che impone limiti allo sciopero e prevede politiche di raffreddamento. È quello l'elemento dirimente o c'è altro? Sì, l'elemento dirimente, ma strumentalmente io credo. Cioè, il testo unico di per sé oggi non viene applicato alla lettera, ma se va nella direzione di questo testo unico applicato fino in fondo, se si farà una legge che va nel senso che vogliono applicare, è che chi vuol fare la lotta non ha la propria rappresentanza. E allora il problema è: la facciamo la lotta e imponiamo noi qual è la rappresentanza all'interno del paese? Quel testo unico è stato criminale arrivare alla firma, però lo sbaglio invece degli altri, che non siamo noi come Sicovas, è quello di puntare ad emarginare quelli che hanno firmato, emarginando non solo chi ha preso questa posizione, ma anche quei lavoratori che si tengono, che sono iscritti all'interno di questi sindacati. Se vogliamo fare l'unità, discutiamo di contenuti, e anche uno dei contenuti è anche eventualmente come ci si organizza e se accettiamo poi la legge futura, come la dobbiamo combattere, eccetera, eccetera. Certamente ci sono delle differenze, non è che si risolvono perché li buttiamo via. Però star lì a discutere adesso su chi ha il pallino in mano e se farla una data o l'altra, secondo me sarebbe sbagliato all'interno di questa assemblea. Io sono contrario all'idea dell'unità con chi ci sta. L'unità e la pratica del conflitto si fa su pratiche e obiettivi condivisi. In questo momento questa cosa non c'è nel sindacalismo di base, perché c'è chi ha deciso di tradire, diciamolo chiaramente. Ma il problema del testo unico del 2014 non è soltanto una questione legata alla possibilità di partecipare o no alle RSU, ma questo produrrà uno snaturamento del ruolo del sindacato, che si trasformerà colui che deve garantire la pace sociale nei luoghi di lavoro e che garantisca all'azienda la possibilità di fare contrattazione peggiorativa, cioè contrattazione che toglie i diritti, che non è più acquisitiva dei diritti. Guardiamo l'esempio della Fiat.